Udinese Milan termina 2-3. Udinese perde in casa sua contro il Milan che trova la vittoria. 2-3, ripeto, è il risultato finale. Vediamo un po' nel dettaglio i gol che gli fa e poi andiamo a vedere le statistiche. I due gol sono di Samardžić nel primo tempo e Tawin nel secondo. Per quanto riguarda invece il Milan, i tre gol sono stati fatti da Ruben Loftus-Cheek nel primo tempo, gli ultimi due da Jovic e da Okafor nel secondo tempo regolamentare. Statistiche positive da morire per il Milan, pessime per il Udine: molto più possesso di palla, molti più passaggi e una precisione passaggi più elevata. Insomma, il Milan gioca veramente magnificamente e ottiene una vittoria che secondo me è degna del nome che porta. Complimenti comunque al Milan, peccato per l'Udinese. Iscrivetevi, seguite, mi raccomando, commentate. È stata una partita dove l'Udinese ha giocato in casa sua, in Udine, e il Milan fuori casa. Nonostante questo però il Milan ha vinto, l'Udinese ha perso.